l'avvocato Francesco Di Lauro, legale del WWF Taranto Italia. Beh, la società civile deve far valere i propri diritti. Non c'è dubbio. Come è noto, il WWF in Italia e a Taranto in particolare, da molti anni, ancora prima di questa inchiesta, di questo processo, ha lottato per mettere finalmente un minimo di legalità in una zona franca, cioè l'Ilva di Taranto. E questo processo dimostra che, anche se con ritardo, si può chiedere, non sappiamo se la otterremo poi nei meandri processuali, ma chiedere giustizia. Pensa che ci sarà? Diciamo che questo processo è complicato. C'è un parterre di difesa degli imputati molto agguerrito e le vicende procedurali fino a questo momento non ci rendono ottimisti, ma abbiamo una magistratura tarantina che è encomiabile, che sta lavorando con celerità e con scrupolo. Anche se poi purtroppo intervengono i provvedimenti del governo, i decreti e si cancella, si dà un colpo di spugna. Rispondo come cittadino prima ancora che come rappresentante della più importante associazione ambientalista italiana. È veramente scandaloso, siamo a livelli, non voglio offendere altre nazioni, quindi non citerò aree geografiche, ma non si è visto nemmeno nelle parti più sottosviluppate che puntualmente un governo aggiusta il piatto a persone che si sono... Un abito tagliato su misura. Probabilmente macchiati di reati gravissimi, reiterati, che vanno avanti da 30 anni, forse da 40 anni, sulla pelle dei cittadini. Questo è veramente scandaloso, dovrebbe spingere i tarantini, ma gli italiani tutti, a una sollevazione pacifica, ma una vera e propria sollevazione.